Sei un mostro schifoso. Sì, dai, io così vedo un'altra con l'altro Predator la faccio. Vediamo un attimo. Gioco un po' in maniera sbarazzina. Se riesco ad arrivare molto avanti, allora ci provo. Se no, poi a un certo punto mi fermo e ciao. Questo blitz è ottimo perché poi colpisce subito, può fare anche da anti-air, bisogna essere un po' più precisi, ma lo può fare. Vai. Vuoi vedere se riesco a fare una tattica bellissima che si può fare con quando riesci a prendere questo tubo con questo Predator? Però è un po' complicato. Se mi riesce, vedrei un sacco di energia che se ne va. Ecco, però non a me. Vediamo un po'. In pratica è questo. No, non mi è riuscito. Se riesce a fare tubo e blitz direttamente, gli togli un botto di energia. In pratica devi riuscire a colpire col tubo e fare subito questo calcio. E non so bene il perché, ma perde tipo tre quarti di energia. Diciamo tre colpi alla fine. Ora non sono riuscito a farlo purtroppo, però funziona bene se lo riesci a fare vicino ai muri. In pratica viene colpito dal palo e mentre sta perdendo l'energia per il colpo dell'arma, gli fai anche il blitz. E con il blitz, in pratica continua a perdere energia, ne perde tre quarti. Poi un'altra mossa ottima è questa. Questo colpo dall'alto che tra l'altro colpisce anche i nemici a terra. Si può arrivare a colpire quattro volte. Quindi è buona anche contro i boss. Ad esempio questa è molto buona contro la regina. Vediamo se riesco a farli subito, perché se li riesci a battere velocemente questi non ne arrivano altri. Infatti. Questa è un po' una sezione che se riesci a farla in velocità hai meno nemici da sconfiggere. Stessa cosa qui, quando si ferma l'ascensore, se riesci a rompere subito gli altri comandi, allora non arrivano gli altri alien. Arriva direttamente il Royal. Il Royal sarebbe quello grosso verde, tipo Hulk, questo qua. Molto bene. Che ci fai tu qua? Questo lo portiamo. Andiamo, andiamo, andiamo! Oh, buon inizio, devo dire, molto veloce. Questi umani furono distrutti. Quella là. Attenzione. Facciamo così? No, va bene. Uè, che è successo, Ben? Stiamo calmi.
Sono andato malissimo su questa boss fight, onestamente. Ci stavo morendo proprio a diritto. Questo può sembrare un livello bonus, ma non lo è, se non stai attento ti ammazzano con una velocità incredibile. Ci sono qua troppi. Che qua uso la finestra di invincibilità. Del colpo che si fa saltando. E quello alla fine del secondo. Quello, se non prendi bene la distanza, e come non ho fatto in questa run, fa molto male. Brutto, brutto, brutto. Perché alla fine quello che dovresti fare è stargli abbastanza vicino, però più in basso o più in alto. Insomma, l'importante sarebbe non stargli completamente di fronte. Però qua non l'ho fatto bene, assolutamente. Invece l'avevo fatto bene nella run precedente. Sì, comunque è molto pericoloso. Anche perché una volta che ti colpisce fa molto male. Perché ti colpisce con due attacchi e poi ti colpisce sul rialzo. Sì. Questa è l'abitudine di fare punti. Via tutti. Ottimo. Quando riesco a collegare questa nella combo, proprio. Sono palate di danni. Mamma mia, che schifo. Sembra. Come si chiamava quello? Night Slashers, quello con gli zombie. Ottimo, mi è venuta bene questa, bella piena, piena piena questa. Oh, Night Slasher, sì. E questi che sono infestati ricordano molto i nemici di Night Slashers. Ma una volta che parte la dimostrazione non escono più. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono. Non male. Non riesce a partirmi, non riesco a far partire, a volte lo blitz. Ok. Oh, buono. Molte energie uscite.
Ui. E va bene. Ok. L'ho convinto che sputasse quello. Ho portato subito là. Buono. Che gli ha detto? Aspetta, che sto esagerando. Vieni via. Se ne arriveranno ancora di qua, a destra. Che errore. Meno male che per la regina ho quel trucchetto, sennò no, diventava una seccatura. Anche se qualche volta mi succede che la regina mi colpisca lo stesso mentre sono sugli scatoloni. E quando succede un po' un guaio, perché è molto probabile che per reagire io rompa gli scatoloni. Quindi, nel senso, vabbè, insomma, dove mi trovo, bam, spacco tutto e non ho più il... Ecco, vedi? Proprio così. Mo' è andata bene, però, insomma, poteva essere un guaio. Se me l'aveste fatto subito. Quindi c'è un minimo di come dire, non c'è una certezza al 100% di questo trucchetto, però voglio dire, a livello statistico, molto meglio fare così. Devo dire che tutte le situazioni al 50% che ci sono nel gameplay fino a mo' in questa run mi stanno andando male, quindi o mi andranno tutte bene dopo, oppure è una run maledetta. Che fino a mo' tutte le cose che potevano andare male, sono andate male. È tipo questa. Mamma mia, che schifezza che ha fatto quel computer. Ha fatto proprio una porcheria. Mi hanno colpito tutti perché c'era l'animazione dello sparo che era troppo avanti. Niente, non mi ha dato nemmeno l'energia qua, ottimo. Non mi vuole far giocare in questa run, si vede chiaramente. Ha deciso no. Hai giocato prima, non dovevi giocare più. Carichiamo P. Ok. Beh, poteva andare molto peggio. Ottimo. Vieni qua, dove vai? Ti devo ammazzare. Mamma mia, che porcheria. Ah, non mi ha dato... Non me lo fa prendere. Perfetto, non ho l'arma. Proprio è andato tutto male, incredibile.
Mamma mia. Vediamo se recupero qua. Mamma mia. Mamma mia, è stata dura, è stata dura. Sta andando tutto storto. Ma tutto, tutto, tutto. Forza, aggrediamolo. Oh. Dai, così. Vediamo un po' di armi. Ok, ma dai, perché rimbalza sempre dall'altro lato? Vediamo se... È partita una schifezza, ma... Hiruma, mamma mia, ma ciao! Che bello rivederti! Come stai? Io ogni tanto ti lurco la sera tardi. Come va? Come va? Io questa è la seconda run che sto facendo su Alien vs Predator. Giusto perché è un gioco troppo bello. Tu che mi racconti? Weekend come lo passerai? Non lo dice a giocare? Eh beh, buono. Ah, ok, va bene, ci sta, ci sta, ci sta. E i turni fino a tardi. Ancora, ancora. Bene, bene. Stavo dicendo mi fa piacere, come dire, mi fa piacere che hai turni fino a tardi, però nel senso mi fa piacere che vai in live, ecco. Per il resto com'è? Accidenti, Jim Power fatto legit, bellissimo. Complimenti, complimenti. Io Jim Power l'ho giocato poche volte. L'ho trovato impegnativo, parecchio impegnativo. Bello, bello, mi ricordo che aveva il parallasse che era molto discusso. Secondo alcuni bellissimo, secondo altri esagerato. Però tu come l'hai trovato? È abbastanza stronzo. Sì. Dobbiamo... Convinto fosse morto quello. Ok. Super combo. Ci sono ancora... Le musiche, è belle, belle, belle. Ma ti devo dire, un po' di tempo fa, stavo curiosando fra vari host dei videogiochi, e ce ne sono tanti di titoli Amiga che hanno delle bellissime host. Ne stavo cercando uno in particolare, che non so se lo conosci il gioco, però si chiama Zone Warrior, che è della Electronic Arts, però è un, diciamo, un run and gun. Molto carino, cioè un gioco simpatico. Ah, ecco, quel gioco, scusami, secondo me ha un paio di tracce meravigliose, che sono quelle dell'intro sostanzialmente. Proprio belle, 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 belle. Il gioco in sé poi è
È passabile. E secondo me è carino tecnicamente. La grafica è simpatica e le musiche sono molto belle. Però insomma, non lo conoscono in tanti e capisco anche il perché, voglio dire, non è che è diventato qualcosa di memorabile assoluto, però le musiche secondo me sono meravigliose. E io quello l'avevo proprio sull'Amiga da ragazzino. Bello era. Non mi ricordo quanti dischetti era, a dire il vero, ma mi pare fosse tipo 2 o 3 dischetti che facciamo più per l'installazione, eccetera. Poi era tutta una cosa. Hai visto quelle soluzioni antipirateria, tipo che ti chiedeva a pagina 3 che orario c'è scritto? Dici la data del. Tutte cose scritte sul libretto. E poi se rispondevi correttamente ti faceva giocare. Quindi devi fare i caricamenti con i vari dischetti, inserisci l'uno, inserisci due, inserisci uno, inserisci tre, eccetera. E poi. Wow! Non lo sapevo che facevo il disgraziato. Ok, vediamo sto qua. No! No! Questo non doveva succedere. Ridammi l'arma, se no non ti so battere. Ok. Scusa un attimo, eh. Ok, ho esagerato. Non c'era bisogno. Dove sei? Dove sei? No! No! Ok. Ne è andata. Poi mi è sempre dispiaciuto per questo Mad Predator. Sì, dovevi giocarlo col manuale, è vero, è vero. Solo quando ti puoi impegnare. Sai, io invece quando leggevo i libretti nel tragitto negozio casa, proprio aprivo il videogioco e prendevo il libretto, magari eravamo, che ti dico, in macchina. E così, oppure comunque non potevo giocarlo subito, e lì mi studiavo tutte le cose del gioco, e in effetti poi arrivavo abbastanza preparato quando dovevo cominciare a giocarci. Bello, già me lo immaginavo, no? Dal libretto, sarà così, sarà cos'è, eh? E poi finalmente lo si provava, e questo in realtà non mi serve in questa situazione. Però credimi, c'erano dei libretti che li sapevo a memoria, tante volte che li avevo letti. No, per me i libretti erano fondamentali. Mi piaceva leggerli e mi ricordo che alcuni ti dicevano troppo, però, del gioco. Buono. Blitzo, oddio. Bello, mi sono piaciuto qua. Oh, attenzione, quello non l'avevo visto. Ho preso troppo presto l'energia. Vabbè. Vi picchio dopo. A posto. Sono stato un pezzo. Ho sbagliato tutto. Questa sezione. Ah, perché mi sono ricordato male l'ordine dei nemici. Ok. Ah, ok, qua a posto. Era meglio di quanto sperassi. Pensavo dovesse arrivare molti più nemici, invece no.
Oh. Ok, questa ce la portiamo. Perché fate così? Maledetti tutti. Ok. Ah, maledetti, 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 quanto siete brutti. Nolan, l'avevo visto qualche sera fa, l'ho beccato così al volo, che stava giocando a Mortal Kombat Mythologies, quello con Sub-Zero. Me lo confermi? Che ti dirò? Non è quello gioco che... Vabbè, oggettivamente non è granché come gioco. Però... Io ci avevo trovato cose carine, insomma, ma a me piaceva molto la storia di Mortal Kombat. E quindi giochi come il Mythologies alla fine lo apprezzavo anche solo per questo, perché ti raccontavano altre sfaccettature della storia, no? E anche pure il fatto di, insomma, che in realtà Sub-Zero era stato un eroe per la Terra prima ancora del Mortal Kombat che conosciamo. Era molto interessante come cosa. Poi vabbè, purtroppo io ero curioso di vedere come l'avrebbero trattato in Mortal Kombat 1 adesso, perché dico, ripartirà tutta la storia, quindi Bian potrebbe essere un buono, e invece di nuovo... Però è stato comunque interessante. Un altro gioco, anzi, dirò che forse è il mio gioco preferito di Mortal Kombat in assoluto, è Shaolin Monks, che è un picchiaduro a scorrimento sostanzialmente. Con tutto che c'è delle parti poi di avventura, e quindi non è solo quello, c'è anche molta esplorazione. È bello davvero, se non l'hai provato ti consiglio di darci un'occhiata. Non so se rompere questi perché... Ok. Ecco qua. Vediamo. Ok, fatti tutti, benissimo. Stavolta è andata bene, eh? Anche la... Il fattore casuale, perché mi ha dato buoni potenziamenti. Ottimo, mamma mia. Ecco, fino a mo' era stato poco clemente il gioco. Invece devo dire, in questa sezione... Bene, bene, bene. Allora, questo lo prendo pure. Oh, questo non me l'aspettavo. Ok. Stai fermo, mannaggia tutto. Vediamo se riesco a prenderli, sì. Allora, è andata benissimo, mi ammo. Vediamo che riesco a combinare. Mannaggia, ho fatto il fuoco proprio quando non doveva. Vabbè, comunque è andata bene, è andata bene, è andata bene. Vai, vai, vai. Ci avrei messo una firma. Possiamo usarlo dopo questo, vabbè. Ok, prendiamo anche questo. Ok,
È andata benissimo. Ok. Oh, bene, bene, bene questa fase. Ok, prendiamo un po' di... Beh, questo in effetti si è già a posto. Ok. Ah. Va bene lo stesso. Non va bene niente. Oh mio, questa. Ok, benissimo. Bene, bene, bene. Dove sei? Eccoti qua. Sta facendo interessante la situazione. Bene. Sto per fare una fesseria, non l'ho fatta. Non l'ho fatta nemmeno adesso! Mamma mia! Sono a prova di fesserie! Questo resta. Qua prima mi hanno fatto un sacco di male che hanno colpito da fuori lo schermo addirittura. Posto? Ancora no. Ok. Ah, mi conviene far saltare anche questo, perché se si rompe dopo... Buona seccatura. Ok. Caricare. Mamma mia, com'è andata? Ah, arrivo dal boss con due vite, quindi dal boss. In realtà devo ancora battere questi, però. Era ciò che mi serviva.
Non ha fatto. Dove sei? Non c'è. Spostarmi subito. In no debt. Mamma mia. È diventato silenziosissimo perché. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Proprio non. Vabbè. Quindi prima volta che lo finisco con un solo credito, ma anche in no debt, quindi proprio perfetto, meglio di così non potevo chiedere. Contentissimo. È stata una run veramente punitiva all'inizio, invece poi si è rivelata la migliore di sempre, quindi bene così. A dopo. Bellissimo. Io vi ringrazio tutti quanti per aver partecipato e per avermi portato fortuna, perché sicuramente nella parte finale c'è stata anche fortuna. E sono molto contento, davvero contento, contento, contento. Quindi a presto.